Salve a tutti amici e amiche, sono sempre io, Maficione Glory, benvenuti in questo nuovo video su The Sims 4. Allora ragazzi, vi devo aggiornare tipo su un sacco di cose perché ho scoperto, e questo veramente l'ho scoperto semplicemente armeggiando un po' con le mod. Innanzitutto, vi piace il mio outfit per l'estate? Spero di sì perché ho detto che secondo me questo è quello più idoneo. Poi vedete me adesso in questo momento con questa bellissima felpina di My Melody, ma non ci soffermiamo su questo. Ho scoperto adesso che cosa serve la mod No Fit. Ok, la mod No Fit serve per questo. La coda da sirena. Cioè, io non c'ero arrivata, era più semplice del previsto perché mi sono ricordata che volevo tanto scaricare le mod della sirena. Tra l'altro c'era anche un tratto da sirena, però mi sono dimenticata di metterlo e ormai non si possono cambiare. Mi sposto qui giù perché così potete vedere i tratti sopra. Mi sono ricordata che voi non li vedevate nell'altro video, ma mi sono dimenticata che appunto col mio faccione sopra non potevate vedere tutto quello che avevo fatto, tipo la voce, la camminata, eccetera. E quindi avevo questa bellissima mod della sirena che ho trovato dopo un sacco di tempo. Tra l'altro guardate che bella la coda così. E il problema è che se tu non gli metti, cioè se tu gli metti i piedi, succede questo. E quindi ho detto, aspetta, ma vuoi vedere che NoFit serviva per quello? E infatti serve proprio per questo. Quindi ovviamente da grande fan della Disney non potevo non farmi la coda da sirena simile a quella di Ariel, con il sopracconchiglia simile a quello di Ariel. Tra l'altro leviamo questi occhiali da sole perché io non li metto mai gli occhiali da sole, perché tenendomi questi e non avendo mai voglia di portarmi tipo le lentine, quelle cambiabili che si mettono sopra queste graduate o prendere le graduate, faccio prima e dico niente occhiali da sole per me. Vivo di cappelli, va bene lo stesso. Ho scaricato un sacco di mod che mi fanno impazzire letteralmente, quindi non vedo l'ora poi di farvele vedere, ma oggi penso che la prima cosa che faremo sarà, no, questi decisamente non sono i miei occhiali. La prima cosa che volevo fare oggi, ragazzi, era andare a fare un bel doggo bow per il mio dolce fidanzatino che adora i cani, quindi pensavo di fare un doggo bow per lui e cominciare a preparare qualche stanza o vedere anche un po', diciamo, l'ambiente esterno, perché volevo decorare bene anche l'ambiente esterno. Aggiungiamo un bel cagnolino. Oh, che bello, già bellissimo. Avevo trovato delle case, appunto, delle case molto belle in stile gotico come piacciono a me. Però non me le ha fatte selezionare, cioè non me le ha fatte mettere sulla mappa. Quindi non so se voi sapete perché, ditemelo, scrivetemelo nei commenti, perché appunto a me non fa inserire dei lotti magari nelle zone vuote così. Eppure io avevo scaricato un sacco di casette, luoghi abitabili o dove potevano andare a vivere altri sim. Ringrazio un sacco chi nei commenti mi ha scritto degli occhi, che io dicevo, ma perché non riesco a cambiargli il colore? È perché avevo sopra gli occhiali. Cioè, se tu sopra gli occhiali non puoi cambiare il colore degli occhi perché ti tocca gli occhiali. Io sono veramente molto intelligente, potete dirlo, sono intelligente veramente tanto. Quindi grazie mille per avermi dato questo aiuto, perché non ce l'avrei fatta altrimenti. Lasciamo perdere e vediamo un po' come viene. Oh mio Dio, posso avere una volpe. Oh mio Dio, ma che bello. Non, sembra mezzo cane, mezzo volpe, però è veramente carino. Ecco le razze. Allora, la razza direi che vado molto sul semplice. Spero ci sia, tra parentesi. Se non c'è, dovrò mettermi giù per scaricarla. Tra l'altro, quanto è bello il cane così, lo terrei così. Eccolo, eccolo qui. Io direi di mettergli questo pelo, che è stupendo, è veramente carino. E di corpo non so esattamente cosa cambia. Ok, questo è più tozzo, come vi dicevo io, che a me così fanno impazzire. Poi c'è questo un po' più mingherlino, questo ancora più mingherlino. Io direi di tenerlo così perché è super carino, tutto bello folto. E la codina gli lasciamo, direi, questa. Questa è quella più idonea, penso. Il pelo, allora, il pelo va bene questo, credo. Cioè, alla fine è il pastore tedesco, quindi non penso che possa cambiare molto. Questo è più chiaro. Però questo più chiaro è carino. Però scuro così, secondo me, c'ha più stile. Ma sì, dai, teniamoglielo così. E posso decidere anche la toelettatura. Oh mio Dio. Sembra una nuvolina, quanto è carino. No, bellissimo, viene voglia di abbracciarlo. No, così però è un po' troppo, dai. Così ci sta decisamente molto. Sì, ragazzuoli, ci sta. Allora, cambiamo gli occhietti, glieli farei tutti scuri, come quelli che hanno i suoi. No, non così. Ok,
Strabichino. Oh, no, così è perfetto, dai, è veramente adorabile. Forse faccio un po' più pelosone qui ai lati. E le orecchiette vanno bene. Magari gliele faccio una bassa e una alta, che li trovo bellissimi. Sì, lo so che in teoria non potrebbero partecipare. Tipo, mi hanno spiegato che i cani che hanno, soprattutto i pastori tedeschi, che hanno un orecchio alto e uno basso, non potrebbero partecipare tipo alle gare di bellezza, perché appunto questo orecchio basso è un punto a sfavore. Che poi non so perché sono così belli. Oddio, sembra così carino. Allora, il musetto, direi che questo musetto va bene. Allora, questo è schiacciatino. Oh, che bello, così è veramente molto elegante. No, così è troppo schiacciato, così è troppo allungato. Ma direi che questo è perfetto. È adorabile, sì, sembra un po' un pastore tedesco. Forse c'ha gli occhioni troppo larghi. Glieli dovrei fare un po' più piccignaccoli, credete? No, così vanno bene, dai, son sicura che così va benissimo. Poi tanto apporterò qualche modifica sicuramente perché sono una persona indecisa cronica. Allora, un bel collarino, sì, elegantissimo, ma no. Allora, questo è bello, ma gli sta veramente largo. Ok, forse così va meglio. Una tutina d'astronauta. Oddio, che bello. Allora, direi che questo collare ci sta. E non so che nome dargli, tra l'altro. Questo non gliel'ho chiesto. Perché ci sono... Allora, lui ha tre cani. L'unica sarebbe farli tutti e tre. Sì, dai, facciamoli tutti e tre. Cioè, oddio, non so a dire il vero se farli tutti e tre. Penso che sia la cosa più sensata da fare. Quindi il problema è che devo farli simili a quelli che ha lui. Quindi, allora, prima facciamo Teo. Teo è quello più grandino, diciamo, quello più col pelo più folto, che secondo me già così va bene. Dai, un po' sembra Teo, un pelo, forse c'ha il pelo però più lungo, aiuto. No, sembra un leone. No, credo che questo per ora sia quello che gli somiglia di più. Il pelo più folto di questo non c'è purtroppo, quindi direi che lo lascio così. E il colore? Il colore no, così è troppo. No, decisamente no, lui è così di colore. E anche il muso qua ce l'ha completamente. È arrivato un messaggio, bello. Sì, dai, diciamo che potrebbe anche andare bene. Purtroppo, ripeto, il pelo più folto di questo non saprei quale mettergli perché poi diventa esagerato. Quindi. E com'è Teo? Com'è Teo? Abbastanza giocherellone. Quindi mettiamo assolutamente giocherellone. Friendly, sì, anche troppo, assolutamente sì. E è un golosone. Ma sì, è decisamente un golosone. E qui mettiamo Stark. Oh, guarda che bello. Dolcioso. Non so, oppure la cosa più divertente da fare sarebbe tipo mischiare i nomi dei cani e di farne tipo uno da capo. Veramente sono molto indecisa, non so cosa fare, sinceramente. Allora, per il momento, intanto che aspetto una risposta, teniamo Teo, perché è troppo carino, e poi in caso farò anche gli altri due. Per il momento teniamo il buon piccolo Teo. Quindi, mentre aspettiamo una risposta, io direi che possiamo cominciare a vedere per bene tutto il giardinetto. Non mi farò domande di cui non voglio sapere la risposta. Ok, allora, io direi che possiamo anche decorare un po' intorno. Allora, vediamo un po' che cosa possiamo cambiare, perché già vedo che alcune cose non, sicuramente non mi piaceranno un granché, quindi le vorrò cambiare 100%. Allora, da fuori è più o meno così, che mi piace molto il tetto, penso gli cambierò colore e leverò, penso, queste cose così perché non mi piacciono un granché dorate così, magari gli cambio solo il colore. Ste scale però, mio Dio, no, cioè, hanno sto colore che è inguardabile. Ok, perfetto, direi. Non so perché non me le fa aggiungere qua, dovrebbero esserci. Ah no, perché sono queste, giusto, dimenticavo. Tra l'altro, se vogliamo farla tutta in stile un po' gotico, voglio assolutamente innanzitutto levare questo. Perché dai, non può esserci del legno per terra, cioè non, si rovina, si gonfia, poi muore. Perfetto, adesso va un po' meglio, tanto poi aggiusteremo sicuramente. Ecco, già così, per esempio, la scala è molto più carina, direi, della serie. Ho scelto una casa che poi però non mi piace. Brava Gloria, cioè così è stupenda, dai, già mi piace così. E anche qui per terra direi di mettere qualcosa di nero. I cactus, tra l'altro, sono bellissimi, non li leverò perché sono veramente stupendi, mi fanno impazzire a me i cactus. E poi non mi devo basare soltanto su quelle che vedo color nero perché ci sono anche altre, come questa, che possono essere trasformate in colore nero. Perfetto, ho rimosso qui la fence. Posso andare a aggiungere questo. Il contagocce è utile da morire perché veramente se no, non saprei come fare senza il contagocce. Ottimo, direi. E di qua facciamo lo stesso con la scala, poverino. Lui intanto sta lì che sta pensando, ma cosa ho fatto io di male nella vita? E avevamo detto qual è che avevo preso questo, vero?
sì, sì, avevo preso questo. E le colonnine, le solite nere. Tra l'altro non mi ricordo se avevo anche delle piantine in stile proprio gotico, dell'esterno in stile gotico, perché molte mod non me le fa neanche mettere, quindi sad. Ok, nel mentre che sistemavo le fence ho avuto la conferma che posso farli, quindi top direi, dopo facciamo anche gli altri due bischeri. E sarà una bella impresa con tutti questi cani perché dobbiamo tenerli d'occhio parecchio, un bel po'. Non mi ricordo, potremmo fare anche, visto che la casa è abbastanza grande, anche se sono sicura che tanto poi mi trasferirò perché io sono una brutta persona, possiamo fare delle camere proprio per i cani, fatte apposta. E ho in mente di farle tipo sala giochi per loro, no? Tipo un bel posticino a sala che gli possa piacere. Oh, non me lo fa inserire qui, non so perché. Sono una nabba certe volte sulle cose, mannaggia. No, vabbè, bellissimo, adoro. Voglio vivere in una casa del genere in futuro. Ah, posso direttamente modificarlo così senza vendere. Perfetto. Così non devo sprecare 3 ore e mezzo a cambiare tutto. No, questo non posso farlo bene. Immaginavo. Infatti adesso leverò tutte le colonnine e ci aggiungerò quelle nere. Mi sono rispostata perché non so se lì magari potevo dar fastidio, quindi mi sono rimessa di qua. Ora i muri andrebbero cambiati decisamente tutti. Le finestre mi piacciono, però è il colore che proprio non mi fa impazzire. Scegliamo intanto una bellissima porta. Che porte ci sono? Ma perché la valigia si porta e la porta non si valigia? Questo è di un ascensore. Questo sembra tipo di un bunker sotterraneo. E oh mio Dio, che bella la porticina arcobaleno, mi piace tantissimo. Ce ne sono altre? Ah no, c'è solo tipo questa col tramonto e questa con i bordi bianchi. Bella, questa la metterò sicuramente per una stanza perché è veramente bellissima. Ora, questa è carina, però non so se ci sta, non è molto in stile gotico. Invece questa ci sta, però sembra da castello più che stile gotico, quindi direi proprio no. Ah, non mi piace il colore al centro. Facciamo. Ma c'è qualcosa che mi piace qui in mezzo? Ecco, questa già ci sta, secondo me. Molto poco gotica, questa è un'arcata, quindi non penso. Gliela metterò però all'interno questa arcata. Allora, io per ora tengo questa qui, direi. Gli tengo questa e per l'interno cambio le finestre e gli metto qualcosa che ricordi un po' quella. Ecco, tipo queste che mi piacciono un sacco. Non so, beh, sì, no, secondo me ci stanno. Però non c'è un nero vero e proprio. Questo è quasi verdino e stona un po' con il tutto. Mi sa che me lo tengo per dopo da mettere di là. Oppure per terra così, come quelle di prima. No, prima però non erano proprio per terra, vabbè. Quando non ti sai decidere è incredibile. Comunque questi in stile torre fantasy mi piacciono un sacco. Ok, forse questa che non tocca terra già è meglio. Decisamente meglio. Ok, e anche queste le metto più in alto. Ok, ecco qui infatti potrei mettere finestre un po' più strettine. Così però non entro, cioè non è poi simile alle altre. Ecco, questo però è sul marroncino e quindi rovina un po' tutto. Vedete, lo stacco di colori è completamente diverso. Non ce n'ho una proprio nera nera, no, non ce l'ho, eh. Secondo voi ci può stare? Dai, scrivetemi un parere sotto i commenti, perché secondo me così ci sta, forse ecco un po' più bassino. Quindi magari queste finestrelle sono più da cucina, perciò magari visto che questo è il bagno ci potrei mettere una cosa simile, ecco, a questa. Ecco, di qua per esempio potrei metterci una porta già un po' più diversa da quella che c'era dietro, perché tanto è in retro. E sopra ci potrei mettere una finestrella piccola piccola, sempre neva. Perfetto, e di qua ce ne metto un'altra. Anzi, di qua ci rimetto quella che c'era prima, che era molto in stile gothic, ovvero questa. Queste non le avevo proprio viste. Ecco, qui questa secondo me si potrebbe anche mettere, o questa che è un po' più grande, perché quella sembra tipo una sala da pranzo e quindi si potrebbe riempire di finestre. Perché questo troppo al centro non ci sta, però già se questo lo mettiamo con altre finestre, va bene, sentite, facciamo una cosa, gli mettiamo una sola finestra qui al centro e di qua queste piccolette e al centro ce ne metto un'altra diversa, ovvero quella un po' più grande. E la mettiamo rigorosamente per terra perché sì. Mannaggia che è asimmetrico, che brutta cosa quando sono asimmetrici. Cavolo. Visto che sono asimmetrici, allora qui cambiano i miei piani. Porca miseria. Va bene, dai, ne metto un'altra così, poi in caso cambieremo qualcosa. Ecco, gli mettiamo questa che è un po' più piccolina. E di qua ci mettiamo le stesse di prima. Facciamo queste due basse e quella lì alta. Perfetto, dai, oh, adesso va molto meglio. Il muro non so se lasciarlo bianco così. E per ora abbiamo fatto il piano di sotto. Cioè, no, fatto no, perché manca il pavimento fuori. C'era un modo per metterlo tutto quanto.
con shift. Ah, ok, sì, devo tener premuto shift. Brava, Gloria, tu sì che noi no. Oh, posso cambiare anche il pavimento sotto? Beh, sì, direi di cambiarlo con delle bellissime mattonelle nere, ovviamente. Rigorosamente nere. Lui ancora senza piedi, mannaggia, non capisco perché. Però è molto buffo. E vediamo un po' fuori, c'è anche l'erbetta con i fiori. Che, sapete, io ho sempre trovato bellissimi i luoghi, quelli con le piscine, però con l'erba intorno. Le piscine quelle fatte di pietra, però che hanno appunto l'erba intorno, sono stupende. Questo colore rosso stona con tutto e lo mettiamo qui in mezzo. Vediamo che cancellini ci sono. Ne avevo trovati alcuni che mi hanno fatto impazzire, tipo questo è bellissimo, cioè tipo il cancello delle porte dell'inferno. Mi sa che dovevo lasciare il muro contorno, wait. Fammi provare un secondo. Mi sa che dovevo lasciare il muro contorno. E infatti sì, si vede che non gioco da tanto, eh. Ok, ora che abbiamo fatto questo stacco pazzesco, direi che per terra bisognerà fare un piccolo percorsino. E cancelliamo però ai lati. Oh, rotondità, esattamente come lo volevo, mi piace. Non sembra molto un pavimento realistico, ma va bene lo stesso. E il primo piano direi che è fatto. Poi tutti gli altri oggetti li vedremo più avanti tanto. E anche qui questo lo tengo dallo stesso colore perché si intona tutto al percorso. Mettiamo una bella scalettina e le luci, perché sennò mi muoiono questi poveracci. Non so quali mettergli però di decorazione nella piscina. Allora, questa è tipo una scaletta fatta in pietra, ma non mi piace per niente. Mannaggia, ho troppe poche scalette, ne dovrei aggiungere di più perché queste veramente sono troppe poche. Questa è una decorazione carina, è una decorazioncina molto bella. Sott'acqua direi di farla tipo di questo colore, perché farla nera non ha senso, si vedrebbe veramente troppo poco. Ok, perfetto, la telecamera messa lì in su perché sennò veramente non ci capivo niente. E le lucette le mettiamo per terra, qui. Sarà abbastanza luminoso, spero di sì. Magari poi le metterò anche ai lati. E di decorazioni direi che possono bastare. Che altro c'è? Ci sono le tartarughe marine. Ma sì, dai, mettiamo anche delle tartarughe marine che vanno in giro e nuotano, che sembra che nuotano. Dai, dai, bello, sta venendo molto molto bene. Mi piace assai. Dovrò mettere anche delle lucette qui nei dintorni. Quindi qui intorno direi che ci stanno bene giusto le palme o quegli alberelli tipo lì. Questi non mi piacciono per nulla, infatti... Cioè, metterli in casa secondo me sarebbe controproducente perché sono veramente brutti. Gli unici che potrei mettere sarebbero delle palme. Questa è una palma piegata addirittura, carina. Va bene così, sì, dai, troppi alberi, sennò poi rovinano l'atmosfera, assolutamente no. Tipo, potrei mettere questi grandi... No, non sono grandi, sono piccoli. No, pensavo fossero molto più alti, tipo questo. Però sono pericolosi i cactus. I cactus sono molto pericolosi. Oppure qui metto queste bianche così, tipo da contorno. Qui c'è anche quella più grande, bella. Sì, la metto assolutamente. Ok, e qui si potrebbe fare tutta una zona relax. Ok, e poi ci si fa tipo gazebo. Dove saranno i gazebo? Posso avere dei chioschi? Posso mettere dei chioschi nel mio giardino? Beh sì, giusto. Chi non vorrebbe un chiosco nel proprio giardino? Bene, facciamo che per ora metto soltanto le sdraio. Metto le sdraio che fanno da tipo decorazione. Qui, bello, sì. Io voglio la pizza. Voglio assolutamente la pizza. Cioè, nuoterai su una pizza. Bellissimo. Mi ero dimenticata di metterlo, lo adoro. E poi mettiamo le sdraio. Ovviamente ci trattiamo bene perché ci abbiamo pure tanto di sdraio. Cioè, nel senso, regà, ma chi sta meglio di noi? Ma chi ci ammazza più a noi? Questo è per fare il picnic, che ci sta vicino all'albero. E per fare il barbecue invece lo sposto un po' più in qua. Tipo, spero che qui non si bruci. Magari non lo tengo attaccato al muro, lo lascio lì sperando che non si brucia. Ah, eccole le lampade. No, che belle le lampade a fantasmino. Le metterò ovunque, sono bellissime. Oddio, il percorso illuminato dai fantasmini. No, li adoro, sì, assolutamente sì. Quello sarà il percorso dei fantasmini. Penso di aver illuminato abbastanza. Adesso non vedo molto bene, vediamo un attimo con la notte. Ok, quindi il giardino penso possa andare bene così per ora. Io credo che per il momento mi possa stoppare qui. Abbiamo fatto questo bellissimo giardino, abbiamo creato il nostro cagnolino. Alla prossima farò allora anche gli altri due, visto che ho avuto la conferma, farò anche gli altri due bei doggy, così li potrete immaginare e vedere. E cercherò altre mod, e se ne avete qualcuna da consigliarmi scrivetemelo nei commenti e fatemi sapere quello che ne pensate di questa serie. E niente, noi ci rivediamo al prossimo episodio, in cui continueremo a fare il nostro piano terra, il nostro meraviglioso piano terra, e forse al prossimo ancora prepareremo anche la stanza interna. E niente, spero che questa serie vi possa piacere. Noi ci rivediamo al prossimo episodio. Ciao!